Nella prossima puntata di Incontri in Pedemontana racconteremo la storia della famiglia Collalto, che ebbe influenza anche in provincia, e di uno dei suoi castelli, San Salvatore a Susegana. È un castello che è stato costruito a partire dal 1245, quando i Collalto, che all'epoca erano conti di Treviso, si sono spostati su questa sponda del fiume Piave. E la collina, è la collina di San Salvatore da cui ha preso nome il castello, era una collina nella quale era stata disboscata dai frati di Follina, i cistercensi, e praticamente non c'era nulla, una specie di granza, che era una specie di struttura agricola, ma molto molto primitiva. Allora partiamo dal 1245, i Collalto riescono ad ottenere la collina di San Salvatore e a partire da allora cominciano la costruzione del castello. Chi ha dato un grandissimo impulso alla costruzione del castello è Rambaldo VIII ed è uno dei nostri antenati che, tra l'altro, piccolo segreto, è il nome che abbiamo dato a uno dei nostri vini, ma ormai da tantissimo tempo, Rambaldo VIII. E poi ha continuato l'opera suo figlio Scanella e praticamente a metà, verso 1320, 50, quegli anni lì, il castello aveva raggiunto la sua attuale dimensione, ovvero sia una parte centrale la rocca e attorno una specie di villaggetto racchiuso da un'altra cinta muraria, ovvero sia due cinte murarie. E questa è la struttura che ancora oggi potete vedere. Quando si passa ad un tipo di vita più sereno con la Pax Veneziana, lì ovviamente il castello prende un altro aspetto, ovvero sia diventa una corte in cui letterati, poeti, musicisti, pittori, scultori, artisti di ogni tipo vengono a arricchire la vita dell'epoca. Queste pietre che raccontano la storia di tutti questi secoli in realtà hanno più un messaggio positivo, ovvero sia è un posto che nonostante tutto quello che ha vissuto riesce a dare grandissima serenità, grandissima tranquillità.